Le stazioni ferroviarie come luogo pericoloso, zone di spaccio e consumo di droga, di criminalità ma anche di disperazione. La cronaca italiana recente racconta di aggressioni, violenze e rapine. In moltissime stazioni, compresa quella di Milano. Ma è sempre stato così? Noi di Pop News ne abbiamo parlato con chi la stazione la frequenta ogni sera, per portare aiuto ai senza tetto e a chiunque ne abbia bisogno. Ai nostri microfoni Mario Furlan, fondatore del gruppo di volontari City Angels. Beh, la stazione centrale di Milano, come tutte le stazioni delle grandi città, ha dei problemi di sicurezza. Roma Termini è anche peggio, per non parlare di Napoli Garibaldi. Noi siamo presenti in stazione centrale dal 1994 e la situazione è cambiata da allora. Negli anni 90 c'era più criminalità, adesso non ce ne ricordiamo, ma era peggio allora, e c'era molta più droga. C'erano decine, a volte centinaia di eroinomani che vagavano intorno alla stazione, che si bucavano nei tunnel sotto la stazione. E oggi com'è cambiata la situazione alla stazione centrale di Milano? Oggi la droga c'è, ma è molto meno. La criminalità c'è meno di allora. Quello che è aumentato è il numero degli sbandati, che vengono principalmente dall'Africa, dai paesi arabi, dall'Asia, dall'est Europa. Arrivano lì, sono masse di disperati che cercano in qualche modo di integrarsi, tante volte non ci riescono e allora cadono nella criminalità, si mettono a spacciare, si mettono a rubare, si mettono a bere, si drogano, alcuni hanno già problemi psichiatrici, altri cadono in depressione, quindi diventano delle mine vaganti per gli altri e per se stessi. I casi, lo abbiamo detto, sono numerosi e a testimoniarlo sono proprio i City Angels, che tutte le sere entrano a contatto con queste persone. Il caso del giovane marocchino che ha stuprato una sua connazionale, era un senza tetto che probabilmente era in preda ai fumi di sostanze, poi con dei problemi psichici immagino piuttosto rilevanti, o come l'altro marocchino che un mese qualcosa fa si è messo ad accoltellare delle donne. Noi vediamo persone così tutte le sere, ce ne sono decine come loro vicino alla stazione centrale e in giro per Milano, e quindi serve aiutarli in che modo? Innanzitutto per questa gente che ha problemi psichiatrici, attraverso una cura, quindi mandarli in centri per l'igiene mentale, posti dove possano essere curati, perché non puoi aiutarli a integrarsi se questi hanno il cervello che non funziona, se bevono, se si fanno. Integrazione è la parola chiave. Un'integrazione che dovrebbe passare attraverso due pilastri fondamentali, casa e lavoro. Un'integrazione che manca e che aggrava la situazione. Dentro la stazione la situazione è piuttosto sotto controllo. A parte alcuni punti come la biglietteria, dove ogni tanto trovi qualcuno che in modo molesto ti vuole aiutare a fare il biglietto per prenderti poi dei soldi. Il problema è la zona intorno alla stazione. Bisognerebbe uno avere senz'altro più forze dell'ordine, però non basta. Questa è una parte della soluzione, l'altra parte è la prevenzione, quindi servizi sociali, quindi aiutare queste persone a integrarsi, e lo fai in due modi: con un'abitazione e attraverso il lavoro. E molti di questi che arrivano vogliono lavorare, vogliono integrarsi. Se tu li prendi in tempo, quando ancora non sono caduti nel vortice dell'alcol, delle sostanze, della criminalità, è più facile riuscire ad aiutarli. Una volta che si drogano, che bevono, che diventano delinquenti, è tutto molto più arduo. Ma il problema sicurezza non riguarda solo Milano. Il binomio stazione-pericolo è tipico dell'Italia e non solo. È così dappertutto, ma è così anche all'estero. Perché la stazione è un porto di mare, anche i porti sono posti dove è bene stare attenti.
la gente va, la gente viene, quindi è più facile mimetizzarsi, è più facile nascondersi, è più facile anche trovare delle vittime tra i viaggiatori. Quindi le stazioni saranno sempre un posto con un po' di problemi. Cerchiamo di fare sì che almeno una parte di questi problemi vengano risolti. Transitare nei pressi della stazione può essere pericoloso anche per gli stessi volontari. Bisogna stare attenti perché non sai come possono reagire quelle persone che vai ad aiutare. E questo non vale solo per i nuovi arrivi, vale anche per alcuni dei vecchi, perché ci può essere un senza tetto che una sera ti abbraccia e l'altra sera ti minaccia con un coltello. Perché? Perché è in preda ai fumi dell'alcol o della droga o gli gira storto. Quindi la prudenza non è mai troppa. I City Angels sono presenti in 24 città italiane e in tutte è attivo il servizio scorta delle donne nelle ore serali. Noi abbiamo sempre alcune donne che ci contattano per essere accompagnate a casa, arrivano in stazione e chiedono di essere accompagnate al taxi, essere accompagnate fin sotto la metro o alla fermata dell'autobus o da qualche parente che viene a prenderle. In questi giorni il numero delle donne che ci contattano per il servizio scorta si è moltiplicato, segno che c'è paura. E noi di Pop News siamo stati fuori dalla stazione centrale di Milano e abbiamo chiesto a turisti e passanti se si sentissero sicuri. Frequento spesso le stazioni principali d'Italia, in particolar modo sicuramente Roma Termini, essendo io di Roma. Milano la frequento ogni tanto e ti posso garantire che è la città dove mi sento sempre meno al sicuro in assoluto in tutta Italia. È l'unica città dove sono stata derubata 3 volte. Non sono mai stata derubata in nessun'altra posto d'Italia, né in Sicilia né a Napoli. Per me Milano è la città più pericolosa d'Italia e lo percepisco sempre, ho sempre ansia mentre giro per Milano, in particolar modo in stazione ovviamente. Mi è capitato di arrivare anche in orari non diurni, quindi anche in orari notturni durante nelle stazioni, durante le mie trasferte, e la situazione peggiora, è visibilmente peggiorata perché diciamo che la fauna notturna aumenta il grado di insicurezza e di pericolo. Pericolosità percepito, quello sì, assolutamente. Quindi Milano, sotto questo punto di vista, riconferma un grado di grande pericolo e di grande problema e disagio. E devo dire che ho un po' di preoccupazione. Cioè, tra TikTok e vedi video, giornali, eccetera, è diventata, secondo me, una situazione abbastanza invivibile. Cioè, ho molta meno preoccupazione, diciamo, a Verona rispetto qua, ma secondo me perché se ne parla tanto, se senti tanto parlare, quindi ti mette ansia quello, tanto. Più controlli. Cioè, qua vedo che ce ne sono, ma magari soltanto esterni, non lo so, dentro non ho visto molti controlli. Sinceramente non la frequento spesso, però penso che la sicurezza dipenda da quando questo posto viene frequentato, perché la mattina, quando è soleggiato, c'è più quiete, e invece la sera potrebbero succedere delle vicende che potrebbero recare disagio. Una volta ero appena arrivato da Malpensa e hanno provato a rubarmi la collana. Poi non ce l'hanno fatta perché è ancora qua, però l'intento c'è stato. Chiaramente per le ragazze e per le donne questo potrebbe essere un problema maggiore, perché credo ci sia comunque una differenza anche a livello di percezione del problema, ed è un peccato, un dispiacere, perché credo che in questa città debba esserci la sicurezza del cittadino di girare, specialmente a Milano, a stazione centrale, senza forse eccessivi problemi per la sicurezza. Viaggio spesso, comunque studiando qua faccio anche un po' la pendolare nel weekend. Sicuramente non è una zona in cui verrei dopo le 18-19, già io comunque cerco di prendere sempre i treni al massimo fino alle 18.30 comunque per rientrare, perché più tardi proprio non è una zona in cui mi sento sicura assolutamente. Almeno una volta al mese, diciamo, situazioni tipo possono capitare, ma che può essere anche semplicemente la persona che si avvicina inizia a fare dei commenti spiacevoli e ti senti un po' agitato, e comunque sempre è successo sempre in situazioni in cui ero circondata da altre persone, per cui mai situazioni troppo spiacevoli, però capitano. Io stavo tornando su per andare a prendere mia sorella e già lì avevo un po' di ansia perché ero da sola, mi giravo un po' intorno. Io ho abbastanza paura quando vengo in centrale, ma in realtà non soltanto qui.
Dovrebbe esserci più controllo, secondo me, anche all'interno della stazione. Io in realtà vivo un po' la vita da pendolare, quindi le stazioni le frequento abbastanza spesso e mi rendo conto che per noi ragazze soprattutto dobbiamo stare più attenti rispetto ai ragazzi, diciamola così. Nonostante appunto ci siano magari i poliziotti, eccetera, un po' di cautela ce l'ho sempre, presto sempre attenzione, diciamo. Se sono da sola tendo ad evitare di passare in zone che so che non sono molto sicure, diciamo, no? Cerco di prestare attenzione. È una domanda, diciamo, scontata quella, se qualcuno mi abbia mai un po' importunato, non perché io sia una ragazza bella o chissà, ma perché ho un seno e già per quello è una cosa a prescindere, diciamo. Mi è capitato sia sull'autobus, anche di giorno, sul treno, anche che provassero a toccarmi. Mi è capitato, diciamo, più di una volta, anche sì, che mi sentissi seguita, mi è capitato. In Belgique, oui, pour aller à l'université et tout ça, je prends le train, du coup, quand même pas mal. Je sais pas trop dire, parce qu'en fait, on est arrivé ce matin, mais pour l'instant, ça a l'air d'être un peu la même chose. Bah, à mon avis, j'imagine, il y a des moments où il vaut mieux pas trop aller, genre le soir ou quoi, mais comme en Belgique, ça. Je crois, en tant que garçon, on est d'office, ils sont d'office plus en sécurité, à mon avis, mais... Vous savez qu'en tant que fille, si je suis toute seule dans le train, je suis quand même pas hyper à l'aise, quoi. Quand je suis dans le train, je fais attention d'aller où il y a d'autres filles. Du coup, ça m'est jamais arrivé. Enfin, je fais attention de pas aller. Si un garçon qui me paraît un peu bizarre, je vais pas aller là, quoi.